e con le persone. Guarda, non si può scappare. La prosperità di Daniele, vedete, lo dicono anche qua. Cercando di trovare un'occasione per accusare Daniele circa la manifestazione del re, ma non potevano. Non c'era motivo di riprensione, perché era fedele e non c'era alcuna mancanza in lui. Certo, Monica e Andrea, vedremo. Ed è lì, tu stai facendo un patto con Dio, ma anche con, diciamo, persone, magari puoi fare con Dio il patto con il pastore al battesimo, un patto di servizio, di collaborazione, hai fatto un patto di sostenere Dio, sostenere l'opera del Signore, della collaborazione. Perché, vedete, ci sono quelli che Daniele aveva fatto un patto col re di far andare bene l'amministrazione del regno. Daniele era uno dei satrapi, era uno dei responsabili, se il regno avanzava o no. Lo sai che Dio ha fatto un patto con noi, ci dà talenti. Jonathan e Davide furono fedeli. Saulo non fu fedele al patto con Dio. Tu devi essere fedele al patto con Dio, devi essere fedele. E se tu sei fedele, con chi ti ha salvato, che è Gesù, lo Spirito Santo e Dio, prima di tutto. Ma poi anche, vedete quanti tradirono Davide, si misero con Saulo, quando hanno tradito Samuele, quanti hanno tradito Gesù. Perché molti hanno lasciato Gesù, hanno lasciato solo Gesù. I discepoli avevano dichiarato di stare con lui, eppure lo abbandonavano e lo lasciavano. Che tipo di credente sei? Che tipo di discepolo sei? Sei un discepolo che rimane fedele ai patti con Dio e anche magari con chi tu vuoi servire Dio, ti vuoi unire per un servizio. Alleluia. Eva non fu fedele al patto di Dio e con Adamo di non mangiare il frutto, si lasciò tentare, si lasciò corrompere. Lei più presa dal suo egoismo, lei più presa dalle sue cose e non dall'esigenza del regno di far crescere, non fu fedele. Crescete e moltiplicate, voi prospererete in tutto. La prosperità, era dipendente dalla fedeltà reciproca, dall'aiuto reciproco, dal soccorso reciproco, dalle preghiere reciproco. Sì, Monica. Quindi, se io e te siamo fedeli, che ci serviamo gli uni gli altri, che ci impegniamo, che preghiamo gli uni gli altri, che ci difendiamo gli uni gli altri, stiamo combattendo il maligno e non noi essere gelosi o diciamo come questi che dovevano vedere, ok, stai tranquillo, che dovevano vedere il benessere che Daniele con le preghiere e con la benedizione di Dio faceva ricevere a tutto il regno, che 127 nazioni, era un regno grande, alleluia. Non sono contenti molti, alleluia, di vedere che prospero, che prosperiamo insieme. Deve essere contento un fratello prospero, una sorella prospera. Deve essere contento che c'è la prosperità, di avere quella contentezza meravigliosa, no? Di poter vedere la prosperità, vero? E dobbiamo essere costanti, di appoggiarci gli uni agli altri, alleluia. Gesù è venuto per fare l'opera del Padre. Gesù ha sofferto per l'opera del Padre, ha patito, ha rinunciato, perché Gesù ha portato benedizione nel regno e nell'opera del Padre. Gesù ha collaborato nell'opera del Padre, è stato fedele fino alla fine. Padre, ti ho onorato fino alla fine. Lui ha fatto un patto con Dio, sta facendo un patto con Dio e quel patto lo devi rispettare sempre, in ogni tempo. Lo devi rispettare, devi benedire Dio, devi glorificare Dio, devi
veramente vedere la benedizione del Signore nella tua vita e nel tuo cuore. Alleluia. Allora sì, vedrai la prosperità. Alleluia. Perché non ti farai distrarre. Perché è facile vedere la persona carnale essere distratta, corrotta. Noi abbiamo visto persone che servivano insieme a noi, persone che si adoperavano, avevano ricevuto e poi si sono lasciate corrompere per, come si dice, un piatto di lenticchie, come Saul, si è giocata la primogenitura, per una promessa di un posto di lavoro, la promessa di un denaro, la promessa di qualcosa, e hanno tradito la fiducia di Dio, la fiducia, fatto il patto di servire, hanno tradito, alleluia. Rimani fedeli in ogni tempo, in ogni situazione, anche nei tempi difficili. Ed ecco che Dio ti benedirà e ti farà, alleluia, dare grazie, alleluia. Dio ti darà grazie. Si misero d'accordo a cercare di togliere, ma era fedele. E allora l'hanno trovato nel suo Dio e nella legge del suo Dio. Perché, alleluia, dice questo, se diciamo di togliere cose spirituali e cercare di bloccarlo in quel modo, alleluia, perché gli dava fastidio, che questi si dedicavano, perché Daniele si dedicava al regno, si dedicava agli altri, faceva i suoi doveri, però quando è il tempo di Dio, è il tempo di Dio, alleluia. Devo prendere lo spunto che ti sta vicino, spunto che vive con te, che tu dedichi il tempo a Dio. Perché questo dice, perché devi dedicare a Dio? Che ci sono persone, o marito, o moglie, o figli, o genitori, fratelli e sorelle, che se tu ti stai dedicando a Dio, stai dando quel tempo a Dio, si rivoltono. E poi perdono l'uve e l'ace. Perché ci sono stato marito, o moglie, o figli, o genitori, che hanno impedito di servire e seguire Dio, hanno impedito di dire tu non devi dedicare il tempo a Dio, ma lo devi dedicare a me, o lo devi dedicare alla famiglia, come dicono, tu non devi dedicare alla famiglia, tu non devi dedicare al lavoro, tu devi dedicare il tempo alle cose, che è sempre questo Dio, sempre questa Bibbia, si è sempre a dedicarti a pregare, chi è? Perché ci sono quelli che sono gelosi, nel momento in cui vengono tolti, però non sa anche quel tempo che sta passando, il marito, la moglie, ti sta portando benedizione anche a te. E la vittoria come pensi di averla? Perché se Gesù ha sconfitto a fil di spada Amalek, perché Mosè teneva le mani alzate, Uri e Aaron tenevano le mani alzate, pregavano, cioè molti non capiscono che la necessità di poter vedere la benedizione di Dio e non togliere il servizio, e non togliere l'intimità con Dio, intimità, comunione con Dio, relationship with God, con Dio, alleluia, intimità, perché quella porta alla benedizione, lo sapevano, però quando tu pensi che puoi fare vita, devi spingere, vero? Devi spingere a servire Dio, devi spingere, se no non lo prega, devi essere tu il primo a spingere, e non come molti che vorrebbero impedire e che poi si è tolta la benedizione da loro, si è tolta l'unione da loro, si è tolto il progetto da loro e hanno rovinato tutto. Abigail spinse Davide ad onorare Dio. Amen. Alleluia. Che fai tu? Che fai tu? Alleluia. Michal non voleva che Davide lodava e glorificava Dio e benediceva il nome di Dio. Onora e fai onorare Dio. Prega Dio. Non essere egoisti. Non pensate a stessi. Lascia che si serve Dio, lascia che si fa la volontà di Dio, lascia, alleluia, perché Dio vuole benedire, alleluia, lascia stare, è chiaro che il diavolo si accorderà con i carnali, con chi si accorderà, alleluia, stai attento ai carnali,
Ti onoro di unbelievable, alleluia. Infatti,